l'astronave che entra dentro un vulcano. Sì, poco cadente. In Cile, mi sembra. No, Messico. Messico. Associare questa cosa con la Terra cava è sbagliato? Cosa ne pensi? Allora, la Terra cava, non, diciamo, associarlo, ma non è direttamente connesso in quel caso, perché siccome si stanno attivando le grandi catene vulcaniche, loro stanno mediando per far sì che ci abbiamo un po' più tempo. Cioè stanno, perché la loro scienza gli permette di controllare anche i fenomeni naturali, che in realtà sono esseri anche loro, cioè la natura, aria, acqua, terra e fuoco corrisponde a entità spirituali che gli extraterrestri possono in qualche modo interagire. Cristo lo faceva, fermati, quindi loro stanno armonizzando, perché uno dei messaggi importantissimi che diedero il padre spirituale Eugenio fu che a causa degli esperimenti nucleari la disarmonizzazione di tutto il manto magmatico terrestre avrebbe provocato nel futuro, assieme alla rottura delle fasce di Van Allen, terribili catastrofi geologiche, cioè enormi terremoti di 10 gradi, 12 gradi della scala Richter. Cioè, avete visto il film 2012? Ecco, cose di quella portata lì. Cioè, continenti che si spaccano. Allora, loro stanno intervenendo. Ci sono tanti filmati, quello è uno dei più importanti, ma ci sono entrati per un arco di mesi, moltissime volte si sono fatti filmare, e dopo il primo che tu conosci, cosa che nessuno ha detto, da lì si è creato un campo magnetico di 600 km di diametro che ha misurato il sistema satellitare meteorologico messicano e anche quello del NOAA americano. Io ce li ho i report.